queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione. Ezio. Zio, è il momento. Portiamo a termine quello che voi e mio padre iniziaste tanti anni fa. Certo. Forse ora possiamo finalmente dare un senso alla profezia e porre fine a qualunque cosa stia tramando lo spagnolo. Dovremmo iniziare localizzando la cripta. Le pagine del codice ci guideranno. Vediamo.
mappa del mondo intero. Però qui ci sono delle terre che non esistono. Pare che invece esistano. Immagino debbano essere ancora scoperte o riscoperte. Com'è possibile? Forse la cripta custodisce la risposta. Riesci a capire dov'è? No, non può essere. La cripta. Sembra che la cripta sia a Roma. Allora lo spagnolo... Ecco perché è diventato papa. Ora capisco. Non ha ottenuto solo l'accesso alla cripta, ma anche al bastone. Quale bastone? Il codice parlava sempre di due chiavi, due frutti dell'Eden, necessari per aprire la cripta. Uno è la mela. E l'altro è il bastone. Lo scettro papale è il secondo frutto dell'Eden. Per anni, no, per decadi, abbiamo cercato queste risposte. E ora finalmente le abbiamo. Ma forse anche lo spagnolo. Beh, se è così, se entrasse nella cripta, ciò che c'è lì dentro è mille volte più potente persino della mela. Devo andare a Roma e trovare la cripta. E voi che cosa farete? Faremo ciò che ci riesce meglio. Creeremo disordine in città, permettendoti di agire indisturbato. Fammi sapere quando sei pronto, nipote.